Siamo nel bel mezzo della manifestazione che questa mattina si sta svolgendo a Pestum, lo vedete alle mie spalle, una mobilitazione che ha visto coinvolti praticamente tutti, associazioni di qualsiasi natura, destra e sinistra, ma anche le scuole e tantissimi rappresentanti istituzionali, sindaci, consiglieri regionali, tutti a dire no alla centrale di biomassa qui a Capaccio. Ovviamente una cosa che non interessa soltanto il territorio capaccese, ma tutti quanti i paesi limitrofi. Una grande mobilitazione che ha visto davvero protagonisti anche i più piccoli che hanno manifestato il loro no a questo momento che potrebbe essere disastroso per questo territorio che è già dato tanto e forse anche troppo. Abbiamo sentito anche i sindaci. Biomassa, no biomassa, no biomassa. Tu fai di Pestum, Agora dei Liberi, Lega Ambiente, con allora, sindaco, giugno, una giornata all'insegna della protesta. Quanto potrà essere utile per evitare questo disastro? Combattente, BCC Lato, Forum dei Giovani, sarà Mozzarella, determinante perché questa manifestazione, il popolo, tutto il popolo, non solo di Capaccio Pestum, ma di tutti i paesi, sono scesi in piazza e hanno dato mandato a me e a tutti quanti noi, mandato forte che questo impianto non lo vogliono e non si fa, perché in democrazia è il popolo sovrano e il popolo non può essere mortificato da un impianto fatto da un privato che fa venire i tumori e in più subito dopo fa perdere posti di lavoro nella filiera turistica agroalimentare, nella filiera zootecnica. È un controsenso portare questa centrale qui a Pestum. Noi come comune stiamo combinando con Capaccio, è un territorio immune da qualsiasi tipo di inquinamento. Portare qui questa localizzazione di questo impianto danneggia molto sia l'agricoltura sia il turismo, perché noi viviamo di agricoltura e di turismo, quindi per noi, ma la cosa bella che la manifestazione è riuscita, cioè il popolo di questo territorio si è risvegliato e sono sicuro si farà valere per il futuro per altre battaglie che dovremmo fare. Cioè i sindaci di questo territorio non devono andare più con il cappello in mano dalla politica per difendere i propri diritti. Beh, sicuramente una giornata importante all'insegna della democrazia. Il popolo si è unito per dire no a questa centrale. Che cosa si riuscirà a fare, che cosa si può fare per evitare che questo avvenga? O è troppo tardi? Allora, è una bellissima giornata, mi fa molto piacere perché c'è una partecipazione intensissima e fortissima. È un momento molto difficile, bisogna rimboccarsi le maniche e far sì che questa situazione non si concretizzi realmente. Albanella dice no con forza alla centrale biomassa. Aumenta siamo intanto attorno alla centrale, al tempio di Nettuno. Teniamo la presente però giovani, che i fumi non hanno barriere, non riconoscono ostacoli. Io dico questo, che non c'è consiglio dei ministri, non c'è commissione sanità che possa scrivere il futuro di questa terra. Il nostro destino lo scriviamo noi, lo scrivono i protagonisti, lo scrivono chi vive in questa terra. Pertanto tutti insieme a dire no alla centrale biomassa. Non è più tempo di carte scartoffie, è tempo di protesta, che deve essere anche una protesta dura, ma anche di proposte.
noi, e questa è la mia proposta, convocare un consiglio intercomunale dove tutti i paesi si riuniscono e scrivono un documento, una delibera, tutti quanti insieme, che non solo sancisce il no alla centrale biomassa, ma che determini delle guide definitive che sanciscano la difesa di questo ambiente, affinché quello che sta accadendo oggi non accadrà, potrebbe accadere mai più. Sicuramente il territorio a sud di Salerno ha già dato tanto, la Campania ha già dato tanto e troppo. E lei è rappresentanza oggi qui del Consiglio regionale, che cosa si potrà fare anche da parte di De Luca, da parte della maggioranza per quanto riguarda questa situazione? Noi siamo al cospetto di un'iniziativa di un privato, non è un'opera pubblica, che è transitata attraverso alcuni pareri negativi del comune interessato all'iniziativa, la soprintendenza, il direttore del museo e contro. Noi abbiamo visto la procedura che adesso riceve l'autorizzazione del Consiglio dei Ministri. È transitata per i vecchi uffici della vecchia consiliatura della Regione, ufficio attività produttiva, che ha trasmesso a sua volta un parere positivo basato su una decisione a maggioranza in conferenza dei servizi. Riteniamo che la procedura abbia molte pecche, che sia un impianto obsoleto di vecchia concezione, che non dà garanzie sul piano delle emissioni né all'ambiente né ai cittadini, alle attività produttive, al territorio, al turismo. Tutto quello che possiamo fare come regione lo faremo per impedire che si faccia e per tutelare appunto il bene comune. L'ufficio ambiente, l'assessorato all'ambiente, sta disponendo un approfondimento di tutta la procedura per vedere di individuare ogni elemento utile a questo scopo. Il comune di Capaccio ha fatto ricorso al TAR, andiamo avanti in questa battaglia con la nostra volontà di dare pieno sostegno al territorio. Il percorso che abbiamo anche fatto Trentinara è presente, tutto il oggi popolo è presente, tutti i sindaci del circondario, quasi tutti sono presenti, questo qualcosa vorrà dire. C'è un territorio che non vuole la centrale biomassa, c'è stata una mobilitazione davvero stupenda, insomma davvero c'è tutto, società civile, imprenditori, sindaci in prima linea a dire no alla centrale. Penso che oggi ancora qualche cosa debba valere la parola di un territorio che non vuole la centrale, non vuole che un territorio che vive di turismo e di agricoltura si realizzi ciò che non c'entra assolutamente con quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio. Per cui faremo di tutto, faremo l'impossibile affinché ciò non si realizzi. Io ho chiesto alla mia comunità di partecipare e qui davvero presente in massa, l'ho fatto con il manifesto pubblico, ho detto al sindaco di Capaccio di considerare me e la comunità di Trentinara a disposizione sua e del popolo di Capaccio per scongiurare questa realtà. Piccarone ha appena non detto solo, che sicuramente la regione cercherà di fare qualcosa per evitare che questo accada. Lei che speranze ha? Ma innanzitutto è importante che la regione oggi, attraverso la presenza di Franco Piccarone, prenda posizione e quindi è qua per tutelare gli interessi del territorio. C'è un territorio unito, tanti sindaci, tante persone, per affermare un principio che non è possibile insomma travalicare quello che è il consenso di una comunità, il volere di una comunità su un'attività imprenditoriale dannosa e che non porta assoluta utilità. E pregiudica addirittura quelle che sono le risorse importanti del turismo, dell'agricoltura e della zootecnia. Quindi mi pare che sia un'operazione scellerata, che nessuno vuole, quindi anche le istituzioni superiori debbono secondo me assumere una posizione totalmente diversa. Non è possibile fare qualcosa se non è condivisa dalle comunità locali. Di questi tempi anche Rutino dice no alla centrale di biomassa a Pestum. Certo, lo dice con una ragazzi, sola battuta. Bio significa vita. Presenti tutte le la centrale a biomassa ha tutte le controindicazioni perché per la vita. È il nostro
anche Altavilla oggi dice no alla centrale di biomassa. Sicuramente noi siamo per la vita, siamo per i nostri figli, siamo per il nostro futuro, dobbiamo salvaguardare questa terra che è una terra meravigliosa, non possiamo dire sì a queste cose, dobbiamo lottare con i denti stretti, dobbiamo stare tutti vicini, perché non è colpito solo Papaccia, ma è colpito tutta la pianta del Sele di questo impatto ambientale grossissimo. Un no convinto e sentito, quando il territorio va protetto va salvaguardato e noi siamo parte di questo territorio. Pertanto ci sentiamo attivi ed è un dovere venire qui ad esprimere il nostro dissenso ad una realizzazione di un'opera che porterebbe soltanto danno al turismo, all'agricoltura e all'intero territorio, compreso il nostro. Noi siamo un comune limitrofe a Capaccio con Vinande. E siamo venuti anche, sono venuto per testimoniare anche la presenza di Cicerale a questa imposizione che ci vogliono fare, perché nel nostro territorio purtroppo ancora si verificano queste imposizioni dall'alto che non dovrebbero avvenire, perché ogni cosa si dovrebbe prima studiare, far capire alla gente come possiamo migliorare il nostro territorio e poi ecco realizzare qualcosa. Io sono il paese dei ceci, quindi una delle eccellenze cilentane, e quindi anche noi siamo interessati che queste cose non avvengano o che avvengano fatte in un modo moderno, in un modo dove la gente sa quello che fa e sa quei rischi che si possono correre. Grazie. Anche Giungano dice no alla centrale di biomassa a Capaccio, paese limitrofo, ma ovviamente interessato affinché questo non si faccia nella piana del Sì. Giugano dice no categorico alle questo scempio che si sta cercando di fare in questa comunità e soprattutto facciamo sentire forte la nostra vicinanza all'amministrazione e ai cittadini di Capaccio che stanno vivendo questo momento di grande preoccupazione. Ovviamente io ho già consigliato al sindaco di seguire l'insegnamento di Giovanni Falcone, che di fronte a un grande business bisogna seguire i soldi. L'impatto visivo e sul quindi paesaggio, questo è una anche tentativo di truffa ai danni dello Stato e quindi bisogna chiedere ad Invitalia di verificare nuovamente il progetto, perché è un progetto non più attuabile e quindi è un finanziamento da revocare. Se Invitalia questo non lo dovesse fare, le carte devono andare alla procura per sequestrare il tutto e ovviamente capire che cosa sta accadendo in questa terra, e noi sindaci siamo vicini per impedire che questo ennesimo attacco venga respinto al mittente. Abbiamo sentito un po' tutti i sindaci questa mattina, abbiamo sentito anche il consigliere regionale Franco Picarone che ha assicurato un interessamento forte della regione. Forse qualche speranza ce l'abbiamo ancora, Antonio? Allora, l'interessamento forte della regione può consistere solo in una cosa: svolgere i suoi atti burocratici nell'ultimo giorno utile. Se questo lo faranno, non hanno fatto qualcosa. Se non lo faranno, non hanno fatto assolutamente nulla. Quello che può fare la Regione è svolgere gli atti burocratici nell'ultimo giorno utile. Qual è? Vale a dire 30 giorni dal 15, dalla 14 che la pubblicazione dell'atto di Renzi, sciagurato di Renzi, e a 60 giorni dopo. Quindi in realtà se la Regione vuole in qualche modo aiutare questa popolazione, deve assolutamente arrivare ai tempi massimi, è la prima cosa. Se poi loro trovano qualche altro incippo burocratico, tanto di guadagnare. Però il giorno in cui la Regione non si porta al limite massimo di questi giorni, non sta facendo nulla per noi, questo sia chiaro. Camarano, consigliere regionale anche se d'opposizione, che cosa si può fare? Il no è fermo per quanto riguarda la presenza di una centrale biomassa, però sembra che sia troppo tardi?
Io spero che non sia troppo tardi. Noi abbiamo presentato all'ordine del giorno in Regione Campania a discutere in consiglio il problema di biomassa e noi vogliamo che la giunta intera, compreso De Luca, si prenda un impegno serio sul come evitare lo scempio del territorio non solo di Pestum ma dell'intera piana del Sele. Io sono qui non come consigliere né come politico, sono qui come cittadino arrabbiato che vede la sua terra ulteriormente mortificata. Qui abbiamo problemi di viabilità, problemi di sanità perché stiamo tagliando dappertutto e oltre a questo ci aggiungiamo anche elementi di rovinosi per il territorio, sia dal punto di vista agroalimentare sia dal punto di vista turistico. Era presente, è presente questa mattina anche Franco Picarone, consigliere di maggioranza, forse più incisivo, può essere più incisivo a livello insomma regionale. Manterranno le loro promesse, hanno detto che faranno di tutto per evitare tutto ciò. Io spero di sì, noi voglio dire non siamo guerraioli a prescindere, io voglio che Picarone si prenda un impegno qui davanti a tutti quanti i cittadini, se lo prenda con le televisioni, se lo prenda con i giornali, con i media e che soprattutto poi faccia un'azione politica forte con la giunta per evitare che venga fatto il biomassa.